Ciao a tutti amici di Mac Notizia, ecco oggi per voi la recensione dell'aspirapolvere Roventa Ergo Force Cyclonic, un aspirapolvere moderno ad altissimo rendimento di tipo ciclonico, ovvero, come si vede anche da questo simbolo, l'aria viene convogliata in una struttura che fa sì che poi il flusso d'aria sviluppi all'interno un ciclone, che di conseguenza riesce a separare perfettamente la polvere dall'aria. Inoltre, questo aspirapolvere è dotato di un filtro di tipologia HEPA 13 che praticamente riesce a, secondo lo standard, catturare oltre il 99% di tutte le particelle con diametro minimo 3 micrometri. Di conseguenza, nella pratica, l'aria che espelle Di conseguenza, nella pratica, l'aria che espelle è più pulita dell'aria che entra. Abbiamo qui, sgancio un attimo il manicotto flessibile. Abbiamo qui il cestello della raccolta che col comodo pulsante si apre facilmente, quindi è molto facile anche da svuotare. Poi lo si incastra qui, diciamo che per case di dimensioni medie è sufficiente per raccogliere anche due giri, diciamo, di polvere. Il manicotto flessibile si incastra molto facilmente qui. Adesso sono al contrario, quindi non vedo. Eccolo qui. E poi abbiamo un'impugnatura ergonomica. Sul retro c'è un gancio che ci permette di incastrare il tubo flessibile e con gran facilità per avere molto ordine. Il tubo flessibile è telescopico, cioè tenendo cliccato premuto qui è possibile allungarlo. Il tubo è telescopico e ovvero cliccando qua è possibile allungarlo notevolmente. In questo modo, per quanto alta sia una persona, riesce a utilizzare l'aspirapolvere con facilità. In dotazione abbiamo la spatola per il parquet, poi abbiamo un tubo allungabile, questo, e è quella per diciamo i tappeti e i pavimenti. La regolazione della potenza viene direttamente dall'impugnatura, agendo qui. È estremamente potente in quanto abbiamo un 700 watt che però rendono come un 2100. Infatti la sezione del filo del cavo è sottile proprio perché l'assorbimento è molto basso. E questo l'ho trovato molto comodo, soprattutto perché con un aspirapolvere tradizionale si fa fatica a tenere acceso forno o lavastoviglie assieme all'aspirapolvere. Invece con questo, assorbendo solo massimo 700 watt, non c'è nessun problema. Un'altra funzionalità integrata è questa, per cui noi andiamo a staccare e come vedete abbiamo una spazzola per raccogliere la polvere e direttamente integrata nell'impugnatura stessa, che quindi ci permette di andare ad aspirare la polvere invece di passare il panno. Poi, grazie al sistema bloccante, molto semplice, basta infilarlo per ottenere il corpo unico. L'aspirapolvere, adesso lo aziono, è molto silenzioso. Però, come vi dicevo, la potenza aspirante è estremamente alta. Infatti, ad esempio, per il tappeto, abbasso la potenza massima, altrimenti mi tiro su anche il tappeto e non è uno scherzo. Nel complesso, l'aspirapolvere è fatto estremamente bene, secondo me. È molto gradevole esteticamente, molto piccolo, ha delle grandi ruote che ci permette di trascinarlo senza difficoltà. Il peso è nella media, dovrebbe pesare circa 4 kg, quindi nei punti in cui è complicato trascinarlo, lo si può tenere tranquillamente in mano. Noi l'abbiamo acquistato su Amazon al miglior prezzo, e chiaramente per fruire anche del fantastico servizio clienti che hanno nel momento in cui possa esserci qualsiasi tipo di
di problema. Per qualsiasi altra informazione ci troviamo su Facebook o sul sito Ma che notizia, e se vi è piaciuto lasciateci un like. Grazie a tutti e buona giornata.